Mese dedicato a San Michele Arcangelo, 26 settembre. Grandezza di San Michele nell'ottenere ai fedeli la predestinazione. Considera come San Michele Arcangelo ama talmente i suoi devoti che ottiene loro la predestinazione. La Chiesa lo chiama Signifero di salute. Michel Salutis Signifer, non solamente perché porta la croce, segno della nostra redenzione e salvezza, ma anche perché egli suggella in maniera invisibile le anime elette, perché non siano colpite dalla dannazione. Tale lo descrive San Giovanni nell'Apocalisse, quando lo vide scendere dall'Oriente col sigillo di Dio in mano e gridare ai quattro angeli che dovevano far danno alla terra e al mare di non fare alcun male fino a quando non avesse segnato i servi di Dio in fronte. Egli segna gli eletti col sigillo della predestinazione, come l'Anticristo segna i suoi seguaci, così l'Arcangelo Michele segna i predestinati. Prega il Santo Arcangelo che imprima anche sulla tua fronte il segno della predestinazione. Considera come San Michele, essendo più vicino al trono di Dio, riceva dalla Santissima Trinità le grazie che deve comunicare alle anime elette per conseguire l'eterna predestinazione. Come spiega San Bonaventura, ci mette ostacoli nel male, oppure resistenze ai nostri nemici, ne respinge gli sforzi, ci illumina ed eccita alla penitenza, prega ed ottiene le grazie, rinforza, conferma e conforta nell'esercizio delle virtù, rivela i misteri del cielo, infiamma i cuori di celesti desideri, porta le nostre buone opere e meriti nel cospetto di Dio ed introduce gli eletti nel cielo. A San Michele non manca la potenza di farci vincere il mondo, la carne, il demonio, che sono i tre nemici della nostra anima. Al suo comando obbedisce tutto il creato, come già in cielo Dio volle trionfare su Lucifero per suo mezzo. Se la Chiesa dice che la preghiera di San Michele conduce gli eletti al cielo, chi mai l'ha invocato e non si è salvato? Considero, cristiano, che una delle maggiori angustie che desola il cuore dell'uomo, per quanto giusto egli sia, è appunto il non sapere con certezza di appartenere al numero dei predestinati. Ora, se è certo che vi è un decreto di predestinazione, se è certo che il numero degli eletti è fissato, altrettanto è incerto per l'uomo se il suo nome sia scritto o no nel libro della vita. Il Dio ha riservato a sé una tale conoscenza, e senza una speciale rivelazione non si può sapere con certezza di fede. Per tal motivo si legge nella vita dei santi, per quanto consumati nelle virtù e adorni della più eroica santità, che tremavano a tal pensiero. Tra gli altri segni però che i teologi danno per una morale certezza della predestinazione, c'è appunto una speciale devozione a San Michele Arcangelo. Egli è l'aiuto delle anime elette. Se dunque tu brami l'eterna salvezza, ama e venera con speciale affetto il celeste Serafino. Procura di onorarlo con la santità di costumi, sforzati di venerarlo con la imitazione delle virtù, dell'umiltà, mansuetudine, ubbidienza, purezza ed amore verso Dio ed il prossimo. Prometti di non far passare il giorno senza riverirlo, invocarlo ed onorarlo. Egli ti aiuterà nel difficile viaggio di questo mondo e poi introdurrà l'anima tua nel paradiso.
Apparizione di San Michele a San Galgano, eremita in Siena. Al tempo dell'imperatore Federico nacque in Siena un certo di nome Galgano, il quale era dedito alle dissolutezze. A lui apparve due volte San Michele in sogno, avvisandolo che cambiasse vita e si facesse soldato di Cristo. Ripeté il santo arcangelo la terza volta l'avviso, ma la madre e i parenti tentarono di distoglierlo da questo intento, offrendogli per accasarsi una moglie molto bella e facoltosa. Persuaso dai suoi, cavalcò per andare a vedere la sua sposa, ma il cavallo ad un certo punto si arrestò e non volle più fare un passo avanti. Mentre Galgano premeva fortemente lo sprone affinché il cavallo proseguisse il cammino, venne a conoscenza che un angelo gli tratteneva il passo. A questo prodigio il cavaliere cambiò proposito e, ritirandosi in una solitudine, ivi condusse una vita celeste in continui digiuni, austerità ed orazioni. E dopo un anno di vita rigorosa, fu chiamato alla gloria del cielo con udire queste dolci parole: basta oramai quello che hai faticato, tempo è già che tu godi il frutto di quel che hai seminato. Ed allora subito spirò, all'età di 33 anni, nel 1181. La sua santità risplendette di molti miracoli in vita ed in morte. Preghiera. O potentissimo principe, amabile San Michele, vi lodo e vi benedico per tanta potenza di cui Dio vi ha arricchito, e vi prego di annoverarmi tra i vostri servi. Ottenetemi dal misericordioso Dio la grazia di servirlo sempre fedelmente. Assistetemi con la vostra protezione e fatemi forte, specialmente contro le tentazioni dell'inferno, in modo che un giorno venga con voi a godere per sempre Dio nel paradiso. Salutazione. Io vi saluto, San Michele. Imprimete nell'anima mia il segno della predestinazione. Fioretto, non parlerai male di nessuno. E se ti accorgerai di aver mancato, ne farai pronta riparazione. Preghiamo l'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Novena all'angelo custode, quarto giorno. Angelo mio custode, amorevole guida, che con miti rimproveri e con continue ammonizioni mi inviti a riscattarmi dalla colpa, ogni qualvolta per mia disgrazia vi sono caduto. Ti saluto e ti ringrazio, insieme al coro delle potestà destinate a frenare il demonio. Ti prego di svegliare l'anima mia dal letargo della tiepidezza in cui vive tuttora, per resistere e trionfare su tutti quanti i nemici. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.